Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Bentornati cari amici. È un'assurda contraddizione parlare di pace per mettere il commercio di armi, così come un atteggiamento cinico proclamare i diritti umani ignorando uomini e donne costretti a lasciare la loro terra, che perdono la vita in mare cercando un futuro migliore in altri paesi. Francesco non fa sconti ai nuovi ambasciatori ricevuti in udienza questa mattina nella Sala Clementina in Vaticano. E allora colleghiamoci con Piazza San Pietro per rivivere la giornata del Papa e ascoltare anche le sue parole a Santa Marta. Il collegamento con noi c'è Pierluigi Vito. Eccoci Letizia, allora ripartiamo proprio da Santa Marta, dall'inizio della giornata, la grande attesa che c'è tutti i giorni per l'omelia di Francesco e capire i nuovi stimoli che può dare alla vita dei fedeli. Oggi, partendo dalla lettura degli Atti degli Apostoli, dalla predicazione di San Paolo, Francesco ha ricordato come non è possibile concepire un cristiano senza il popolo di Dio che è la Chiesa. Un cristiano senza Chiesa è una cosa puramente ideale, non reale. Ha detto Francesco, chiediamo allora a Dio di renderci sempre la memoria della nostra identità. Sentiamole allora le parole del Papa. Pensiamo, ci farà bene pensare questo oggi, come la nostra identità cristiana. La nostra identità cristiana è appartenenza a un popolo, la Chiesa. Senza questo noi non siamo cristiani. Siamo entrati nella Chiesa col battesimo, lì siamo cristiani. E per questo avere l'abitudine di chiedere la grazia della memoria del cammino che ha fatto il popolo di Dio, anche della memoria personale, cosa ha fatto Dio con me nella mia vita, come mi ha fatto camminare. Chiedere la grazia della speranza, che non è ottimismo, no, no. È un'altra cosa. E chiedere la grazia di rinnovare tutti i giorni l'alleanza con il Signore che ci ha chiamato. Che il Signore ci dia queste tre grazie che sono necessarie per l'identità cristiana. Papa Bergoglio in Terra Santa userà solo auto normali o la Jeep scoperta, quindi né Papa Mobile né auto blindate. Lo ha detto padre Federico Lombardi, il portavoce della Santa Sede, oggi in un briefing per illustrare alla stampa i dettagli del viaggio di Francesco sulle orme di quello di Papa Paolo VI 50 anni fa. Partenza alle 8:15 di sabato 24 maggio, rientro previsto lunedì 26 alle ore 23. In mezzo grandi momenti dal forte significato come le Regina Celi a Betlemme, la visita ai bambini del campo profughi di Daesh a Gerusalemme, poi l'incontro con il patriarca ortodosso di Costantinopoli Bartolomeo e la sosta al Muro del Pianto, dove il pontefice inserirà un bigliettino con un'intenzione di preghiera come fecero già Papa Ratzinger e Papa Wojtyła. Infine la messa nel Cenacolo. Sarà un viaggio molto breve e molto intenso, ha detto padre Lombardi, e perciò per alleggerire il carico di impegni del Santo Padre, la visita al Santuario Romano del Divino Amore, prevista per domenica 18 maggio, è stata annullata e rinviata a data ancora da definire. Ma oggi, come dicevamo in apertura, una giornata di udienze, in particolare quella con gli ambasciatori, i neoambasciatori che vengono da paesi come India, Svizzera, Sudafrica. A loro Papa Francesco ha ricordato l'importanza del perseguire la pace come scopo della diplomazia. La pace, una meta mai raggiunta pienamente, che chiede di essere ricercata da ogni generazione, affrontando le sfide che ogni epoca impone. In questo caso le più urgenti, secondo lui, sono la lotta ai trafficanti di armi e ai trafficanti di esseri umani. Ma su questo sentiamo il servizio di Paolo Fucili. È assurdo parlare di pace e al tempo stesso promuovere o comunque permettere il commercio di armi. È cinico proclamare i diritti umani e ignorare uomini e donne che muoiono perché costretti a lasciare il loro paese nel tentativo di farlo. Francesco parla così oggi ai nuovi ambasciatori in Vaticano di Svizzera, Liberia, Etiopia, Sudan, Giamaica, Sudafrica e India.
ricevute le loro lettere credenziali, ma il messaggio è evidentemente rivolto all'intera comunità internazionale. Le migrazioni forzate, le chiama Francesco, sono una tragedia. Certo, bisogna riconoscere lo sforzo notevole già prestato dalle organizzazioni internazionali e dagli stati, dalle comunità religiose e dal volontariato. Ma anche qui ci rendiamo conto che non ci può limitare a ricorrere alle emergenze. Ormai il fenomeno si è manifestato in tutta la sua ampiezza e nel suo carattere, per così dire, epocale. Francesco chiede oggi perciò uno sguardo politico serio e responsabile ad ogni livello, perché sono storie che fanno piangere e vergognare, parole sue, quelle di nostri fratelli, figli di Dio, che per poter vivere e lavorare in pace affrontano viaggi massacranti, subiscono ricatti, torture, soprusi per morire in un deserto o in fondo al mare. E spesso sono le guerre a provocare queste migrazioni. Ecco perciò l'altro impegno coraggioso che il Papa oggi invita a prendere. Il commercio delle armi ha l'effetto di complicare e allontanare la soluzione dei conflitti, tanto più perché esso si sviluppa e si attua in larga parte al di fuori della legalità. I lavori della 66esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, lunedì 19 maggio alle ore 17 in Vaticano nell'Aula del Sinodo, un incontro che potrete seguire su TV 2000, ricordiamo, lunedì 19 alle ore 17. All'ordine del giorno di questa assise l'aggiornamento dello statuto della CEI, la preparazione dell'assemblea straordinaria di novembre e del convegno ecclesiale nazionale del 2015 a Firenze. I lavori termineranno giovedì 22 maggio, venerdì 23 conferenza stampa conclusiva e presentazione del comunicato finale della CEI. Qui da San Pietro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Pierluigi, noi ci spostiamo in Sudan dove arriva la notizia orribile di un nuovo atto di persecuzione contro i cristiani. Un tribunale locale infatti ha condannato a morte per impiccagione una donna cristiana con l'accusa di apostasia. Mariam, questo è il suo nome, ha 27 anni ed è incinta di 8 mesi. A nulla sono valsi tanti appelli, le pressioni diplomatiche di Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna e Olanda al governo sudanese, alla compassione e al rispetto della libertà religiosa. Oggi un tribunale di Khartoum, la capitale dello Stato africano che scorre lungo le sponde del Nilo, ha confermato la condanna all'impiccagione di una 27enne cristiana, medico per apostasia. Mariam Yahya Ibrahim, come si chiama la donna in prigione dal 17 febbraio insieme al figlio di 20 mesi e incinta di nuovo, è cresciuta con la madre cristiana ortodossa dopo l'abbandono del padre musulmano. Ma per la Sharia, la legge islamica, se il padre è musulmano, la figlia è automaticamente musulmana e quindi è vietato cambiare religione. La donna è stata condannata anche a 100 frustate per adulterio. La sua colpa sarebbe quella di aver sposato un cristiano. Una vicenda orribile e inquietante anche perché in Sudan la pena capitale non veniva comminata da circa 30 anni. E questo certamente è un fatto sintomatico proprio del malessere in cui versa il Nord Sudan, soprattutto a seguito dell'indipendenza del sud, delle regioni meridionali, per cui il governo di Khartoum ora si sente libero davvero di fare il bello e il cattivo tempo, soprattutto nei confronti delle minoranze religiose, e certamente le chiese cristiane sono quelle maggiormente penalizzate. Ma c'è un altro aspetto importante da sottolineare. In questo frangente c'è una contaminazione del cosiddetto salafismo, quindi di tutta una cultura estremista radicale dalla sponda medio orientale, dalla sponda direi dell'Arabia Saudita, per cui il governo di Khartoum di fatto si sente libero di imporre la Sharia proprio perché ritiene che questo sia il modo migliore per affermare una fratellanza con il mondo arabo. E questa sera a partire dalle 20 ci sarà una fiaccolata al Colosseo in segno di solidarietà ai cristiani perseguitati nel mondo. In Turchia si allarga la protesta per la tragedia nella cava di Zonguldak. I sindacati hanno dichiarato uno sciopero generale di protesta contro le condizioni di lavoro disumane e l'assenza di misure di sicurezza. E intanto è corsa contro il tempo per salvare i minatori ancora intrappolati nelle viscere della terra. Sentiamo Vito De Torre. La Turchia piange i suoi minatori, è il giorno dei primi funerali delle vittime sepolte in fosse comuni.
In tutta la Turchia il dolore e la disperazione si stanno trasformando in rabbia. La protesta è esplosa dopo la visita del premier Erdogan, che si è detto addolorato per le vittime, ma poi ha aggiunto che incidenti sul lavoro come quello di Soma possono accadere. Frasi che hanno scatenato l'indignazione dell'opposizione turca, che da anni si batte per maggiori controlli e sicurezza nelle miniere. L'ira dei manifestanti ha costretto Erdogan a rifugiarsi in un supermercato. I sindacati per oggi hanno indetto lo sciopero generale e la risposta della polizia non si è fatta attendere, con lacrimogeni e idranti. E questa foto, pubblicata nelle ultime ore, che immortala un collaboratore del primo ministro Erdogan intento a picchiare un manifestante, di certo non aiuterà a distendere gli animi. E intanto le speranze di ritrovare in vita qualcuno dei circa 100 minatori ancora intrappolati sono davvero minime. Parenti e amici attendono notte e giorno notizie dei loro cari. Questa ragazza disperata spera di riabbracciare suo fratello di 22 anni. Racconta che tutti i suoi colleghi sono riusciti a mettersi in salvo, ma di lui finora nessuna traccia. Torniamo adesso a parlare della tragedia nel canale di Sicilia, costata la vita a 17 persone. La procura di Catania ha chiesto la convalida dell'arresto dei due presunti scafisti accusati di omicidio volontario, ma oggi ad impressionare sono le immagini diffuse dal sito di Repubblica, nelle quali si vede il peschereccio affondato il 3 ottobre scorso a Lampedusa. Nel naufragio morirono 366 persone. Queste immagini, girate pochissime ore dopo, rendono tutto l'orrore di quella tragedia. Ve le mostriamo riproponendovi anche il racconto di un sub di Lampedusa, Simone D'Ippolito, che quella mattina partecipò ai soccorsi e fu il primo a raggiungere il relitto a 50 metri di profondità. Massimiliano Cochi. Intanto la scena è descrivibile, veramente apocalittica, terrificante direi, perché c'è questo relitto adagiato, quasi poggiato, su un fondale di 50 metri in assetto di navigazione, completamente pieno di corpi umani, non solo sul relitto ma anche intorno, quindi insomma la visione non è delle migliori, anzi direi che è brutta parecchio. Ci saranno, io penso, un centinaio di corpi ancora all'interno del relitto. Io sono arrivato lì sul posto uno dei primi, intorno alle 8, diciamo, alle 8 del mattino. C'erano già le motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, insomma. Per cui sei preso dal dolore, dalla rabbia, sei concitato, cioè non hai il tempo di ragionare, cioè cerchi di recuperare i superstiti, recuperi i corpi, i cadaveri, cerchi il relitto, quindi non hai il tempo di pensare. Oggi invece inizi a crearti il problema. Adesso io non lo so, non sono un politico, però da ignorante mi viene da pensare: se questi devono arrivare, cerchiamo di farli arrivare. Vive. L'altro volto della tragedia dell'emigrazione è quello della solidarietà. Dal Ragusano in Sicilia la storia di Don Beniamino Sacco, un parroco che si divide fra i migranti che fuggono dalla disperazione e i suoi concittadini che non riescono a finire il mese. Luigi Ferraiuolo. A Vittoria, nella calda Sicilia, non c'è una sola emergenza, ma due. Lo sa bene Don Beniamino Sacco, parroco della Chiesa del Santo Spirito. Per questo ha deciso di dare il 10% dei fondi che riceve per gli immigrati ai poveri della sua città. La notizia ha fatto gridare allo scandalo solo chi non conosce questo prete di frontiera, da sempre in strada per gli immigrati e i poveri. Noi da 25 anni accogliamo persone e secondo un'analisi anche superficiale che abbiamo fatto sono circa 20.000 le persone che sono passate dal centro, quindi il problema nei riguardi degli immigrati è un problema di attenzione, di disponibilità, di accoglienza a 360 gradi, però questo non ci può far dimenticare chi ci sta attorno. Nella fondazione del Buon Samaritano, legata alla parrocchia, sono ospitate 170 persone. 40 sono arrivate negli sbarchi di questi giorni, le altre sono nella città da tempo e hanno trovato un letto e un pasto da Don Beniamino. Gli stranieri che vivono a Vittoria sono circa 12.000, tutti impegnati nella raccolta del pomodoro ciliegino. Ma anche gli italiani vivono un grande disagio, sono migliaia i disoccupati e il prete Coraggio ha deciso di aiutare i migranti italiani in difficoltà.
È un'attenzione che ognuno di noi deve dare a chi ci sta attorno e soffre. E io quando vedo le famiglie che non riescono non solo a non arrivare alla fine del mese, ma non avere nemmeno i soldi per comprare il panino al bambino che va a scuola, oppure per comprare il latte al bambino neonato, e io mi domando, ma posso stare a guardare o devo decidere di fare qualcosa? Non aiuterà di certo le famiglie italiane in difficoltà il nuovo tonfo della borsa. Milano oggi ha perso il 2% e non confortano nemmeno le ultime notizie sul fronte del PIL. Non solo la ricchezza del paese non è cresciuta, ma nel primo trimestre dell'anno ha perso lo 0,1%. Uno scenario fosco nel quale tante imprese continuano a chiudere. Eppure, malgrado tutto questo, oggi almeno una buona notizia c'è. Sentiamo Augusto Cantelmi. Un giovedì decisamente nero per l'economia italiana, con lo spread che riprende a salire e con la borsa di Milano che perde il 3%, un duro ritorno alla realtà. Tutto comincia dalla lettura degli impietosi dati dell'Istat sullo stato di salute del nostro paese. Ebbene, nel primo trimestre del 2014 il PIL, il prodotto interno lordo, è tornato con il segno negativo, meno 0,1% rispetto al trimestre precedente che si era chiuso in positivo. Un'inversione di tendenza tanto preoccupante quanto imprevista, una vera e propria doccia fredda soprattutto per il governo, costretto a fare i conti con l'allontanarsi della ripresa a differenza di altri paesi europei. Questo è dovuto largamente alla dinamica della produttività che continua a rimanere piuttosto stabile e non in crescita. Questo deve incitare tutti a fare degli sforzi in questa direzione, aumentare la capacità del sistema produttivo a essere più dinamico, con prodotti nuovi e con nuove iniziative. A testimonianza della delicata situazione arriva anche l'allarmante dato delle aziende costrette a chiudere. Tra gennaio e marzo sono fallite 3.811 imprese, un nuovo record. In questo quadro a dir poco desolante il governo prova a correre ai ripari, la Camera converte in legge il decreto lavoro, una misura che per l'esecutivo potrebbe aumentare l'occupazione, mentre a Palazzo Chigi oggi si è firmato l'accordo per la soluzione della vicenda Electrolux. Nessun lavoratore dello stabilimento friulano sarà licenziato, ma ci saranno contratti di solidarietà per abbassare i costi, riduzione dei permessi sindacali e pausa lavoro più corta per i dipendenti dell'azienda di Porcia. L'accordo raggiunto garantisce anche il riassorbimento di 150 esuberi. E una notizia di pochi minuti fa: l'Aula della Camera ha votato sia la richiesta di arresto del deputato del Partito Democratico Franco Antonio Genovese, 371 i sì, 39 i contrari. Stando a fonti del Partito Democratico, Franco Antonio Genovese, imputato per associazione a delinquere, riciclaggio, peculato e truffa, che si trova in questo momento a Messina, è pronto a costituirsi. Le famiglie duramente colpite dalla crisi continuano a chiedere misure urgenti che le rendano il motore della rinascita del paese, ma una prima risposta è arrivata dal PD, che a pochi giorni dalla discussione in commissione bilancio al Senato del decreto IRPEF mette le mani avanti: niente quoziente familiare, sarebbe troppo oneroso per lo Stato. Federico Plotti. La crisi ha colpito tutti indistintamente, ma ci sono realtà come quelle rappresentate dalle famiglie che hanno subito maggiormente le conseguenze di questo periodo di difficoltà, e non solo economica. La famiglia fatica ad entrare negli interessi della politica e delle scelte strategiche approntate per tentare di rimettere in sesto il nostro paese. Oggi è tempo di restituire alle famiglie quello che le famiglie hanno dato in termini di coesione sociale, di protezione sociale. Come salvare le banche, come proteggerci dal debito pubblico, come fare una politica più onesta. Ecco, sostenere le famiglie significa investire sul paese. E proprio oggi, 15 maggio 2014, ricorre il 20° anniversario dell'istituzione della Giornata Internazionale della Famiglia, voluta dalle Nazioni Unite. Eppure in questi anni nessun governo fino ad oggi ha dedicato a livello nazionale una giornata alle famiglie, ma una festa non risolve certo problemi che esistono ormai da tempo. C'è bisogno di maggiore attenzione da parte della politica, a partire dalla questione fiscale, anche se ovviamente non è l'unica sul tavolo. Il forum
chiede al governo un fisco equo e che sostenga le famiglie in quanto tali a partire dagli 80 euro di credito medi che gli aventi diritto si troveranno nella prossima busta paga. 80 euro per tutti, sia che tu viva da solo sia che tu abbia tre figli a carico. Questo è il modello sbagliato. Noi abbiamo chiesto che si possano dare un po' di soldi a tutti, ma se uno ha tre figli riceva più soldi. È molto semplice, ma purtroppo questa equità a base familiare, la nostra politica ancora non la vede come una priorità. E parliamo di sanità, 1000 nuove diagnosi al giorno, ma migliore qualità di vita per i pazienti che guariscono sempre più numerosi. Luci e ombre contenute nel sesto rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, presentato oggi, che accende i riflettori sulla condizione dei pazienti. Lucia Ascione. Fa irruzione nella vita di 366.000 italiani ogni anno il cancro. Tra i 20 e i 39 anni sono 14.000 i giovani adulti che combattono contro il male senza smettere di fare progetti sul futuro. Sì, perché se è vero che il tumore continua a uccidere al ritmo di 470 persone ogni giorno, è altrettanto vero che l'Italia è il paese in Europa dove si sopravvive di più e dove i malati che guariscono si sostengono a vicenda. Le persone che ci incontrano, che sanno della nostra malattia, ci raccontano tutte le persone che purtroppo sono decedute. Raccontateci quelli che sopravvivono, perché ce ne sono tantissimi oggi, e quindi perché non portare questa esperienza, questa voglia di vivere, di dire che si può vincere. Il fatto di aver vissuto sulla nostra pelle la malattia fa la differenza. La passione, l'intensità dell'impegno continuato negli anni dovrebbe porta dei grandi risultati. Disomogeneità delle cure e delle strutture tra nord e sud, liste di attesa inaccettabili per una patologia dove la lotta contro il tempo è d'obbligo, mancato decollo delle iniziative di prevenzione, carenza dei servizi di assistenza domiciliare e presa in carico dei malati sono le ombre contenute nel sesto rapporto sulla condizione dei malati oncologici, troppo spesso chiamati a far fronte da soli anche ai costi altissimi della malattia. E chi si ammala deve avere la stessa assistenza vicino casa in qualsiasi parte del territorio, e purtroppo questo ancora non è così. Una famiglia in media spende più di 40.000 euro all'anno se ha un malato di colon retto al proprio interno, quindi è un trambusto, è un carico economico che molte famiglie peraltro non riescono a sobbarcarsi, e quindi questo provoca ingiustizie e difficoltà. Qualcosa si muove anche nel nostro paese. È l'impegno della società civile che si allea con la scienza e sempre più offre risposte che la politica non riesce a dare. E fra le speranze di tanti malati c'è anche quella di poter andare a pregare sotto la grotta di Lourdes, ad aiutarli a realizzare questo sogno. Tanti volontari che però denunciano le crescenti difficoltà di raggiungere il santuario con i treni speciali. Fabio Volzetta. Sempre più difficile in treno, e così Lourdes si allontana per gli ammalati più gravi. L'alta velocità e il costo elevato di manutenzione dei convogli, infatti, avrebbero spinto la società nazionale che gestisce le ferrovie in Francia a valutare di sopprimere definitivamente i treni speciali a vantaggio di quelli ad alta velocità, ma che ad oggi non sono attrezzati al trasporto dei malati allettati. Stesso limite per il viaggio in pullman. In altre parole, per l'Unitalsi, che ha lanciato l'allarme, almeno 6.000 pellegrini malati più gravi, ovvero la metà di quelli che accompagnano ogni anno, potrebbero non arrivare mai più di fronte alla grotta. Sono alcuni anni che sentiamo l'effetto della decisione delle grosse compagnie ferroviarie di ridurre i pellegrinaggi a Lourdes. In questi ultimi anni ha avuto un'accelerazione, tant'è che SNCF ha praticamente abolito i treni di pellegrinaggio. E intanto anche in Italia i disagi da tempo accompagnano un viaggio il cui tempo di percorrenza, secondo l'Oftal, è raddoppiato negli ultimi 10-12 anni. Anche per noi il vero problema di oggi, afferma il presidente nazionale Monsignor Paolo Angelino, è come raggiungere Lourdes. Ogni anno è sempre più difficile e cresce il timore di un costo ancora più oneroso dei viaggi. Assieme a Trenitalia stiamo pensando a una possibile soluzione del problema, ma comunque è un problema che si affaccerà quanto prima anche da noi. Il malato, il disabile non è un mondo a parte, è una parte di questo mondo, ha il diritto di vivere la propria vita anche facendo ciò che spera gli dia pace, serenità, una luce, una speranza.
In chiusura un sorriso, festeggiamo infatti 50 anni di un prodotto che è davvero difficile non avere mai almeno assaggiato. Si tratta della Nutella, una delle icone del Made in Italy nel mondo. Il primo barattolo della famosa crema gianduia a base di cacao e nocciole è uscito infatti dagli stabilimenti della Ferrero di Alba a Cuneo per la prima volta nel 1964. Saverio Simonelli. E dire che era nata come prodotto povero, sintesi geniale della rinomata arte di arrangiarsi italica. Eravamo nel dopoguerra, c'era scarsità di zucchero e cacao, così un oscuro pasticcere di Alba decise di sopperire con le nocciole, a disposizione in Piemonte e anche nel giardino di casa. Oggi, nell'epoca della globalizzazione, la Nutella è definita marchio di valore mondiale, perché mangiata, o è il caso di dirlo, consumata anche a colpi di golosi polpastrelli, in tutti i 5 continenti. Al centro delle feste a sorpresa, magari spalmata su un letto di pizza bianca per sfruttare il contrasto dolce-salato, ma anche nel panino che i bimbi dell'asilo si ritrovano in fondo allo zainetto, fino all'apoteosi dello spuntino notturno di sapore tutto clandestino, come insegna il Nanni Moretti di Bianca. E guai a chi prova a parlarne male, tempo e fiato sprecato. Ci hanno provato i consumatori tedeschi 3 anni fa, accusando la Ferrero di non dire la verità sull'etichetta. Beh, sapete com'è andata a finire? Oggi la Germania è il primo paese consumatore al mondo, arresasi per l'ennesima volta alla creatività italiana, neanche fossimo su un campo di calcio. Era davvero tutto per oggi, grazie per averci seguito, la linea al tempo vola. Arrivederci.